spesso la gente pensa che i rob in realtà abbiano un sacco di soldi, ma è solo demagogia oppure a volte c'è qualcosa di vero? La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto 56 rom finti poveri che prendevano l'alloggio del comune nei campi rom, ossia dei prefabbricati, ma in realtà avevano cifre da capogiro nei conti correnti 100.000, 200.000 fino a 300.000 euro. Solamente qualche mese fa erano stati scoperti in questo campo rom dove stiamo per andare altri 48 finti poveri. Appena arriviamo non veniamo accolti benissimo. Andate via, se no qua comincia casini. Dopo pochi minuti notiamo una Mercedes ML, valore di mercato usata circa 30.000 euro. E che non ci stanno tanti. C'è anche qualche bella macchina, ho visto. Wow. Mercedes. Mercedes da 7-8.000 euro, no? Troppo. Come fate a comprarvi queste macchine così? Noi andiamo a fare mercato, vendere vestiti. Con il mercatino? E... Ma questa quanto costa? 3-400. 48 finti poveri. È vero? Sì, è vero. Ma avevano soldi però. Voi sì, sapevate? Pochi, 30-40.000 euro. Tu con la 40.000 euro cosa puoi comprare qua a Roma? Come? Un tito. Quanto dura? Un anno, due anni e finito, no? Lei vorrebbe una casa più bella. Certo. Certo. Devi dare una casa, devi dare anche del lavoro. Io voglio lavoro. Però ci sono tanti italiani che non hanno neanche la casa. Cosa rispondete voi? Sì, lo so, io lo so. Come vuole italiani? Tanti italiani. No, Letta, dicono tutte le bugie. Dicono tutte le bugie. Tutte ci avevano case, ci avevano case, ci avevano appartamenti. Via, non ti metto mani addosso, vai! No, non mi dai fastidio troppo, via! Vai, vai, prendi la strada! Prendi la strada! Vai da casa mia! Vai da casa mia! Vai via! Qualche mese fa in un campo rom di Milano avevamo trovato un SUV. Quest'auto nuova ha un prezzo base di 58.400 euro.